Nessun danno ingiusto provocato, ma soltanto una scelta compiuta seguendo il principio dello spoil system, così Mario Oliverio, ex governatore della Calabria di centrosinistra della regione, è stato assolto dal Tribunale di Catanzaro, che ha accolto le tesi dei suoi difensori, Enzo Belvedere e Angela Caputo, in riferimento alla sostituzione di Luca Mannarino della presidenza di Fincalabra. Non vi sarebbero state dunque né un'interpretazione forzata dello statuto regionale e né violazioni delle disposizioni normative, come ipotizzato invece dal GIP, che aveva chiesto per l'ex presidente della giunta regionale l'imputazione coatta nell'infinita diatriba giudiziaria con il manager. Tutto aveva avuto inizio nel 2014 con la nomina di Mannarino a presidente del consiglio di amministrazione della finanziaria regionale per 3 anni. Nomina revocata da Mario Oliverio dopo il proprio insediamento in cittadella nello stesso anno. Fu l'avvio di una disputa davanti alla giustizia amministrativa che reintegrò Mannarino fino al licenziamento disposto da Oliverio nel 2015 per insediare nella postazione Carmelo Salvino. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione dei giudici del capoluogo calabrese a favore di Oliverio, che ha ottenuto l'assoluzione.